Non ci credo, sono riuscito a fare un altro video. Ne ho approfittato stasera, c'è un po' di calma, a parte il crescendo che gira una ruota a casa mia. E ho voluto portarvi questo video. Prima ho fatto una live per farvi vedere come merge, prendere modifiche del Commodore Avenger oppure Terabyte a un veicolo speciale. Se non li avete, quando fate gift card to friend vi andrà automaticamente a posto, basta che andate un paio di volte nel creatore. Ma se, come nel mio caso, come vi ho fatto vedere, che su questo account ho quello originale, vi faccio vedere come mettere al proprio posto quello originale. La prima cosa essenziale, vabbè, dobbiamo avere i requisiti per gift card to friend, va bene? È una moto. Questa moto deve essere unica, praticamente ne dovete avere una sola, perché se sbagliate a richiedere la moto potete avere il cosiddetto dead spot. Con questo glitch siete al sicuro del dead spot, non vi mostrerà il posto vuoto, e in più potete prendere anche tutti di fila i veicoli speciali. Io qua nel video ne faccio vedere uno solo da rampo. Un'altra cosa importante, mettete la moto in un garage da qualche parte. Mi raccomando, compratene, questa l'ho comprata una apposta solo per fare il glitch, va bene? Quindi comprate la moto, mettetela in un garage. Nel com è indifferente quello che c'è, perché quello che c'è andrà a posto della moto, va bene? Quel veicolo che all'interno del com non andrà perso. Allora, questo è il criceto che comincia a girare. Per prima facciamo un normalissimo click card to friend. Una volta che ci siamo buggati, facciamo tutto il click card to friend. A volte vedete che, scusate, volevo dire una cosa, che vedete che l'omino sta fermo. Sto usando io le due PlayStation, quindi a volte devo fare lo switch alla televisione. Prima o poi mi comprerò un altro schermo più avanti. Qui mi ero dimenticato di abbassare la freccetta, quindi ho dovuto trovare qualche amico che era in via diversa dalla mia. Facciamo il click card to friend, riprendiamo da glitch e riprendiamo la nostra moto. Questo passaggio è importante, questo ci fa evitare di prendere i dead spot. Una volta che abbiamo preso la nostra moto, possiamo uscire teoricamente dal COM tramite il menu per uscire. Una volta che siamo usciti, dobbiamo richiedere la stessa moto. Qui adesso ero Motocyclab, richiedo la moto che è nel COM, va bene? Seguite attentamente il video perché è stato fatto passo passo, non ci sono tagli, ci ho messo 10 minuti alla fine per prendere un veicolo speciale. Quando ci consegna la moto, rifacciamo di nuovo la procedura del gift card to friend. Va bene, ritorniamo sulla moto, andiamo sul nostro amico, c'è chi usa il messaggio, qui uso il tasto opzioni, io uso qua il tasto opzioni. E la seconda volta riesco a farlo giusto, metto la freccetta giù su Franklin e mi va bene. E il vostro amico qua già può richiedere il veicolo speciale che volete avere. In questo caso era il mio, che mi sono passato su questo account, cioè sul secondo account di Queen Pack, e lo voglio ripassare di nuovo su questo qua. Una volta che abbiamo fatto l'altro passaggio, rimandiamo indietro la motocicletta e andremo a richiedere il veicolo speciale che vogliamo. Io in questo caso vado a richiedere la rampo, perché per adesso mi interessava solo questa rampo, e quando arriverà la mia sarà quella normale, non modificata. Purtroppo mi sono dimenticato di andarci vicino per farvela vedere, però credete sulla parola, sull'altra live si vedeva, c'era un motorino, sull'altra live si vedeva che c'avevo originale. Comunque è arrivata. Invece di andarci vicino, sono stato da lontano, perché sono sicuro che era arrivata. Entriamo nel COM, facciamo sempre il trucchetto, lo switch sul personaggio della storia. Entriamo nel COM e adesso andremo a prendere la rampo del nostro veicolo speciale del nostro amico. Quando avremo preso il veicolo speciale, ah, qua si vede, perfetto, vedete che è originale, che culo. Comunque andiamo avanti, una volta che abbiamo preso, dobbiamo uscire fuori, scomparirà tutto normale, dobbiamo uscire fuori tramite un'attività. Quindi, se non avete l'attività attiva, attivate l'attività sulla mappa,
usciamo tramite attività. Nel frattempo che seguo anche il video, vedete lì c'è la mia, usciamo fuori. Se volete continuare poi ad avere altri veicoli, dovete richiedere di nuovo la stessa moto, rifate un primo gift card friend e vi riprendete la vostra stessa moto, rifate la procedura, il vostro amico richiama il veicolo speciale che volete avere, lo prendete. Ogni volta per ogni veicolo dobbiamo ripetere la procedura. Qui adesso vedete il COM è scomparso, tutto a posto. Andiamo a richiedere il COM. Un attimino che poi qua mi sono dovuto allontanare con l'altro account per non far spawnare il COM in Culandia, perché all'inizio dei glitch mi è spawnato in Culandia, sono dovuto prendere e riportarlo qui. Un attimino adesso che ritorna il COM. Io già rifaccio i glitch nel video e mi riporto direttamente la moto, perché poi domani continuo con gli altri veicoli speciali. Qui adesso sto richiamando il centro operativo mobile, aspettiamo che arriva. Una volta che poi mi è arrivato, poi qui siccome non fare il video troppo lungo ho accelerato per 4, una volta che arriva, tipo come ho ripetuto prima, possiamo fare la procedura. Io ho già rimesso, dicevo, già la moto nel centro operativo mobile, poi la risposterò in un garage e rifarò la procedura, perché poi questa sera basta, vado a nanna. Comunque solo per essere sicuro che poi non mi dimentico di rimettere la moto. Questo è tutto. Quindi se volete avere più veicoli, rifate la procedura per tutti i veicoli speciali. Adesso, una volta che mi sono ripreso la moto, ritornerà il gameplay in velocità normale e vedrete che quando andrò a richiedere il veicolo speciale mi arriverà quello moddato. Quindi con questo sistema sembri, comunque non ci sono i dead spot, non correte il rischio di farvi dead spot e potete rimettere il veicolo speciale al suo posto. Vedete, adesso lo richiamo e fra qualche istante spawnerà la rampa, quella moddata. Quindi raga, finché funziona fate pure questo, approfittate. L'unica pecca, diciamo, che se lo fate tutto da solo prende solo le modifiche che avete sul COM. Poi magari se avete l'Avenger un terabyte altro moddati diversamente, oppure potete farvi passare anche un veicolo speciale da vostra bici che vi piace. Questa è l'occasione, approfittate ragazzi. Un abbraccio a tutti e speriamo di sentirci presto. Ciao Franco!